Grazie Signore per la tua presenza in mezzo a noi. Grazie Signore perché Lui è buono con noi. Amen. È un piacere stare qui, è un piacere poter vedere i fratelli che ci hanno fatto visita a Pontedera. A me fratello, Dio vi benedica, tutti quanti coloro che conosco, che ci siamo conosciuti in Pontedera, però Dio vi benedica quelli che ci conosciamo ora. Grazie Signore, ringrazio il Signore per il pastore, per questo invito, per questa gioia di poterci incontrare. Ringrazio il Signore perché, fratelli, è veramente una gioia quando ci incontriamo. Fratelli, è bello poter condividere la parola del Signore. Amen. E questo mi fa molto piacere questa sera stare in questa bellissima città di Torino. Fratelli, è bello quello che sta nascendo in Torino. È bello quello che si sta muovendo in mezzo a noi, in mezzo a voi, e voi sapete, fratelli, come il Signore sta benedicendo. Ascoltiamo, riceviamo sempre informazioni del pastore, del vostro pastore, lui sempre ci invia email di quello che Dio fa e noi ci rallegriamo dall'altra parte, ci rallegriamo il Signore perché Lui è buono, perché Lui benedice, perché Lui sta usando la vita del vostro pastore, e quello che è importante, fratelli, che noi andiamo a pregare per Lui. Amen. Dio possa continuare a usare la sua vita. Fratelli, è bello poter iniziare, è bello poter continuare, è bello poter vivere di continuo le benedizioni del Signore. Amen. Ringrazio il Signore per l'attenzione che il pastore ha dato da quando ci siamo visti da oggi. Quindi grazie Signore, Dio lo benedica, benedica sua moglie, non vedo la sorella, sarà qui. Ok. Amen. Dio benedica, Dio benedica questa famiglia, ma Dio benedica anche Andrea e Francesco che oggi hanno veramente un buon pranzo. Io mangio poco, ma lì veramente c'era da mangiare tanto. Dio benedica la sorella, grazie per tutto, grazie per Alessandro, che abbiamo menzionato, il fratello. È bello, fratello, cari fratelli, sentire l'amore di Dio. È bello poter veramente condividere l'amore di Dio, ma non un amore finto, non quell'amore che... Ma noi condividiamo un amore vero, un amore forte, un amore che è venuto veramente da nostro Dio, un amore che soltanto a dire la parola amore, vedete, già si muove nel nostro cuore, già si sente la presenza del Signore, è vero? E questo è bello, vedete, poter condividere l'amore di Dio. Ebbene, io so questa sera una serata di preghiera, una serata di un incontro, e non c'è cosa più bella, vedete, che incontrarci con il Signore. Non incontrarci solo nelle casse, non incontrarci solo con la nostra famiglia, ma incontrarci anche con i nostri fratelli in Cristo. Incontrarci e lasciare il nostro lavoro. Prima un fratello mi ha detto, sono venuto così come sono venuto dal lavoro, sono vestito così, ma che importa, ma gloria al Signore. Ma cosa ce ne importa? Ma l'importante è che stiamo nella presenza di Dio. Quello è ogni cosa. Conta che noi veramente veniamo per cercare il Signore e per ricevere una buona notizia, per ricevere quella notizia che viene da lontano, una notizia che è venuta da molto lontano. Allora questa sera noi molte volte aspettiamo una buona notizia. Quanti aspettano una buona notizia? Noi vogliamo che un giorno ci alziamo la mattina e ognuno vogliamo una buona notizia. Ci aspettiamo che la buona notizia viene da dove noi abitiamo, viene dal paese, viene da un governo, viene da una città. Ma la buona notizia è venuta da lontano. La buona notizia è venuta da un paese lontano, lontano. Talmente che è lontano questo paese che qualcuno è venuto da questo paese. E ci ha portato questa bella notizia. Questo Evangelo potente che sana, salva e guarisce. Grazie Signore. Veramente che lo facciamo adorare con tutto il nostro cuore questa sera e possiamo sentire la sua presenza. Fratelli, quanti di voi non sono stati a Pontedera? Alleluia. Pastore. Allora c'è il secondo tempo. C'è il secondo tempo. Di venire a visitarci, ma anche noi, pastore, dobbiamo venire. Dobbiamo venire qui ancora, i fratelli non sono stati qui nel locale nuovo, quindi in questa chiesa nuova, vogliamo venire. Fratelli, comunque vi porto i saluti della chiesa, io lo dico sempre ai fratelli che venivo qui, normalmente salutami tutti, mi saluta anche il nostro presidente, il fratello Benedetto Perrina, il nostro comitato direttivo, voi sapete che è stato qui il presidente diverse volte, perché lui mi saluta veramente con amore, avanti tutto nel Signore, per i fratelli, fratelli di Torino, perché il Signore ha una grande benedizione. Si continua andando avanti,
sperando sempre nelle benedizioni del Signore. Questa sera, fratelli, voglio condividere con voi una parte della parola di Dio. E una parola di Dio, quando pensavo a Torino, pensavo a venire qui, a venire in questo incontro questa sera, dico: Signore, la parola per questa serata. Perché ogni volta che noi ci incontriamo, il Signore sempre ha una parola per noi. Il Signore ha una parola per te questa sera. Qualcuno diceva bene, sempre il Signore ci parla, ma ogni volta che il Signore ci parla, ogni volta che il Signore ci parla, perché ha un proposito per noi. E la parola che sento nel mio cuore sono due parole: autorità e potere. E la persona che dice a te: autorità e potere. Autorità e potere. Fratelli, il Signore sta facendo qualcosa di grande qui a Torino, non solo a Torino, ma in ogni paesino, ma anche a Milano, dovunque i vostri piedi stanno calpestando, dice il Signore, sarà vostro. Con l'autorità e con il potere, tutto quello che i vostri piedi calpesteranno, dice il Signore, io te lo darò. Perché noi lo crediamo nel nome del Signore. Così questa sera vogliamo metterci in piedi, voglio condividere due passi della parola di Dio. Tutti coloro che hanno la Bibbia dicono amen. Atti 1:8 è un verso che conosciamo a memoria, quindi non c'è bisogno nemmeno di leggerlo. E un altro si trova in 1 Pietro capitolo 5, il verso 8 e il verso 9. Gloria al Signore. Quindi prima Atti capitolo 1, Atti capitolo 1, dal verso, vogliamo leggere solo il verso 8 per guadagnare il tempo, e poi mettete un segno qui e andate in 1 Pietro capitolo 5 dal verso 8 al verso 9. Se tutto l'abbiamo trovato, diciamo amen. Dice così in Atti 1:8: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e vi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Andiamo in 1 Pietro, il capitolo 5, verso 8 e verso 9, dice così: siete sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone rugente, cercando chi possa divorare. Resistetevi, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Preghiamo in questo momento, diciamo: Signore, parlaci, Signore, grazie, Signore, questa sera, che possiamo stare alla tua casa. Signore, in questo momento proclamo libertà, affinché la tua parola, Signore, possa entrare nel nostro cuore e nella nostra mente. Fa, Signore, che possiamo tornare alla nostra casa dicendo: il Signore mi ha parlato, il Signore ci ha parlato, il Signore ci ha rafforzato con la sua parola. Signore, che a udire la tua parola possa crescere la nostra fede, Signore. E nel nome di Gesù Cristo lo proclamo, Signore, come tuo servo. Amen e amen. A Dio sia la lode e la gloria. Potete accomodarvi questa sera ringraziando il Signore. Voi riceverete potere, autorità e potere. Sono due parole che sono, si trasformano in forza nella nostra vita. E questa sera, fratelli, credo che noi abbiamo bisogno di ricordare che la forza e il potere, che l'autorità e il potere fanno parte, sono doni che vengono dallo Spirito Santo. Questa sera, fratelli, voglio parlarvi di quanto sia importante per una chiesa avere potere, per un cristiano avere potere e autorità. Io non so quanti riconoscono di avere autorità e potere, alzano la mano questa sera. Alleluia. Gloria al Signore. La Bibbia dice: ma voi riceverete potere, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra di voi. Voi sapete, fratelli, che l'occultismo prende sempre più forza. L'occultismo, fratelli, intorno a noi sta aumentando, soprattutto in Europa, fratelli. Vi posso dire che ci sono dei dati molto che ci incoraggiano a cercare di più la faccia del Signore. Molte persone si rivolgono ai maghi, ai medium. Molta gente sta cercando una risposta. Io credo che ognuno di noi un giorno è arrivato a un punto che stava cercando una risposta, e grazie al Signore che questa risposta è venuta dall'alto, che aveva incontrato Gesù, e questa sera sta nella sua casa. Siamo arrivati al punto, fratelli, che accanto a noi, vicino a noi, mentre noi leggiamo la Bibbia,
Bibbia, mentre noi preghiamo, fratelli, chissà, intorno a noi ci sono riti satanici. Amen. Proprio mi sembra che in questo giorno qui succede qualcosa qui a Torino, proprio c'era un incontro di una festa un po' particolare. Fratelli, grazie al Signore che noi questa possiamo stare nella casa di Dio. Amen. Noi grazie a Dio, fratelli, che abbiamo l'influenza dello Spirito Santo. Amen. E grazie al Signore, fratelli, che questo mai deve mancare nella nostra vita. Amen. Che mai manca la potenza della gloria di Dio. Amen. Ieri sera predicando il potere nella chiesa, predicavo dicendo rimaniamo saldi nella parola di Dio. Amen. Paolo esortava con ogni modo a dire rimani saldo nella parola. Amen. Perché, fratelli? Perché le persone, i credenti che vogliono, fratelli, rimanere, che vogliono comportarsi veramente bene, fermi nella parola, dice la Bibbia, che passeranno momenti particolari. Amen. Però proprio in quei momenti la Paolo dice a Timoteo, tu mantieniti forte, mantieniti saldo nella parola del Signore, mantieniti fermo a quelle che sono le promesse di Dio. E credo, fratelli, che sono molte le promesse che il Signore ha per noi. Amen. Dobbiamo, fratelli, vegliare, perché primo Pietro ci dice che il nemico viene per qualcosa, dice la Bibbia, per distruggere, viene per demolire ciò che Dio ha edificato, ciò che Dio ha creato. Allora questa sera, fratelli, noi dobbiamo riprendere tutto ciò, fratelli, che può essere un danno per noi. E vi voglio parlare di colui che vuole rubare quello che è dentro la nostra vita. Noi sempre ricordiamo, fratelli, le cose belle, ricordiamo la nostra partenza, ma spesso io dico non è come si parte, ma è come si finisce, non è come si inizia. E dobbiamo curare quello che il Signore ci ha dato, perché quello che il Signore ci ha dato è prezioso. Io non so se noi possiamo, crediamo e pensiamo questa sera quello che il Signore ti ha dato a te. Il Signore ti ha dato qualcosa di speciale, noi lo dobbiamo mantenere nel nostro cuore. La Bibbia ci parla di un leone ruggente, di un leone che va alla ricerca di chi può divorare, di chi può distruggere, ma grazie al Signore per il potere che noi abbiamo, per l'autorità che il Signore ci ha dato. Noi abbiamo questo potere che forma la nostra vita e il Signore ci ha riempito con la potenza dello Spirito Santo. Alleluia! Dice la parola del Signore che Satana viaggia su e giù per la terra cercando chi può divorare. Dice la Bibbia che nessuno viaggia come lui, perché Giobbe dice che lui andava su e giù per la terra cercando, vedendo, buscando, in spagnolo si dice, vero? Buscando che quella divorare, chi può distruggere. Dice che lui va su e giù, la parola di Dio ne parla in Giobbe il capitolo 1. Gloria al Signore. A Satana piace sapere qual è il lato più debole della persona. E quando trova il lato debole della persona, è lì che il nemico cerca di distruggere. Quando trova una porta aperta, è lì che il nemico distrugge. Ma questa sera la chiesa di Torino, cari fratelli, voglio parlare che noi abbiamo un potere che va al di sopra di ogni cosa. Il potere che noi abbiamo, il potere di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi cerchiamo di attaccare il lato debole. Potete credetemi, diciamo, Signore, veramente, noi ci rallegriamo nel Signore, ci rallegriamo perché il Signore ci dà tanto, ci rallegriamo perché il Signore ha fatto un'opera nuova nella nostra vita, ma nel momento preciso dove il nemico si presenta proprio in un momento cruciale della nostra vita, quando noi siamo, fratelli, nella debolezza. Vi ricordate, fratelli, quando Gesù diceva di Dio che finiscono i 40 giorni del digiuno e si presenta subito qui il leone lucente. Fratelli, Gesù stava nel deserto, dice la parola del Signore. E il deserto rappresenta un luogo, fratelli, dove non c'è vita, dove non c'è speranza. Io non conosco molto bene il deserto, non so chi è stato in un deserto, ma forse ci può essere uno scorpione, qualche serpente, ma il serpente nel deserto non c'è tanto verde, non c'è alberi. Quindi questo deserto rappresenta un momento difficile. E quando Gesù finisce 40 giorni di digiuno, perché, fratelli, voi sapete che quando non si mangia, chi è che non ha mangiato oggi? Chi è che ha fame questa sera? E quando non si mangia, fratelli, arriva un momento, caro pastore, che abbiamo debolezza, abbiamo bisogno di mangiare, è lì che si presenta il nemico, dove? Nella nostra debolezza. Però, fratelli, Gesù ha una parola, una risposta alle domande che Satana poneva a Gesù. Se tu hai fame, di che queste pietre diventano pane. Allora Gesù dice, sta scritto. Amen. Sta scritto. Noi abbiamo la parola questa sera. Noi abbiamo la parola di Dio nel nostro cuore, possiamo dire sta scritto. Amen. Anche nel deserto possiamo dire sta scritto. Amen. Perché abbiamo l'autorità per dire sta scritto. Amen.
perché sappiamo che abbiamo una parola questa sera che ci incoraggia, una parola che è forte in noi, una parola che ci rialza quando noi abbiamo bisogno. Questa è la parola di Dio, una parola che ci dà speranza, una parola che ci dà forza, che può parare ogni dato infuocato. Abbiamo bisogno, fratelli, che la nostra vita sia invocata nel Signore e che lo Spirito Santo, che la potenza dall'alto sia viva in noi, che sia forte nella nostra vita, che vogliamo invocare il Signore. Alleluia. Quando lui ci attacca il nemico, fratelli, è per me. Alleluia. Fratelli, il diavolo non sa tutto di te. Lui non conosce tutto, il Signore conosce tutto, il Signore conosce il nostro cuore. Amen. Alleluia. Lui quello che vede è l'attitudine. Vede l'attitudine. Come noi ci comportiamo, come noi ci poniamo. Lui osserva, è uno specialista per i fratelli. Lavora molto bene per poter dividere, per poter distruggere. Mentre il pastore prega, mentre il pastore lavora con l'equipe per edificare, il nemico si prepara dove poter entrare per distruggere. Ma cari fratelli, nel nome di Gesù Cristo, questi danni invocati vanno parati con la parola di Dio. E si può dire, sta scritto. Nel nome di Gesù Cristo sta scritto. Alleluia, ma chi dice 1:8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra di voi. Nessuno degli animali è capace di dominare un leone, e la Bibbia lo chiama leone ruggente. Questo leone che va intorno ti può divorare, ti può mangiare, ti può comere. Dice che studiando bene il leone, fratelli, il leone è tremendo. Dice che loro sanno come aggredire un elefante, sanno, fratelli, come aggredire un ippopotamo. Il leone attacca in tre maniere differenti. Dice che quando il leone ruggisce, dice che la preda, fratello, lo sapete cosa fa la preda? Si paralizza. No, signore. Perché il leone ruggisce, la preda si paralizza. Perché il leone ruggisce? È incredibile, fratelli, studiando noi per la vita del leone, come si comporta il leone, perché ogni parola che troviamo nella Bibbia ha un senso perché è messa lì. Amen. Non è una casualità che il Signore dà un nome proprio, leone ruggente, un leone che cerca e che può divorare. Dice la Bibbia che questo leone paralizza la preda. Questo fa parte dell'attacco, perché il nemico può paralizzare. Quante volte ha paralizzato la tua vita, la mia vita? Quante volte ha paralizzato una comunità intera? Quante volte ha cercato di paralizzare i figli di Dio? Perché usa il ruggito? Dice la Bibbia che questo leone, quando ruggisce, paralizza. Lo sapete perché? Perché quando uno alza la voce, incontra paura. E non so se ti è mai capitato, fratello, quando tu un pochino alzi la voce a casa, e qualcuno ha alzato la voce a casa, o no? Tutti parlano piano piano. Qualcuno di voi ogni tanto alza un po' la voce, qui nessuno mi sente. Qualcuno oggi ha alzato un po' la voce, un po' di tonalità la propria voce oggi. È successo un episodio che per farti sentire hai dovuto gridare e dire oh! Alleluia! Nel mentre il nemico ruggisce. Perché inculca la paura. Glorificato sia il nome del Signore. Amen. E detto il nome del Signore. Vede la mente con la paura. Cosa vuol dire? Che lui è più forte di me. Lui è anche più grande, vuole dimostrare che lui è più forte. Perché la paura, fratelli, è quella che ci paralizza. Ma nel nome di Gesù Cristo, fratelli, io mi allego nel Signore questa sera, nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, veramente molte volte abbiamo passato noi questo momento difficile. Alleluia. Quello che tu mai devi mostrare al nemico è la paura. Alleluia. Perché quando tu gli mostri la paura, tu ti paralizzi. Ora come faccio, Signore, non è paura, come faccio, ora come faccio, hai mai avuto paura, hai paura di qualcosa? È vero, la paura di sempre, quando una paura cerca sempre di limitare, di allontanarsi, di proteggersi. Vedete, quando una chiesa ha paura, nel nome del Signore, e ci sono persone che seminano paura. Alleluia. Seminano paura, quante sono persone che sono come un leone, un gente che il nemico usa per fermare l'opera del Signore. Ma l'opera di Dio va avanzando nel nome di Gesù. Dice più grande è colui che è me. Alleluia, più grande è colui che è me.
più grande è colui che sta in me, più grande è colui che è in me questa sera, che è colui che sta nel mondo. Glorificato sia il nome del Signore. Prima di attaccare la propria preda. Il nemico
tipo è molto paziente ad aspettare il momento giusto. Non è che va bene subito a fare. No. Lui aspetta, dice, lui si accomoda, aspetta dai 4-5 ore e aspetta e vede come si muove la preda. Pensalo questo questa sera, per un attimo, porta questo pensiero nel tuo cuore. Alleluia. Quando è importante che tu proteggi la tua mente, i tuoi pensieri. Che tu proteggi quello che veramente, ripeto, che il Signore ti ha dato. Glorificato sia il nome del Signore. E dice, quando dorme, bene all'improvviso attacca. Sì, perché quando osservano la preda, e quando la preda si rilassa, quando la preda dice non c'è nessuno, allora posso farmelo anche di andare in chiesa, posso farmelo anche di pregare, posso farmelo, arriva subito il leone. Dice, quando la preda si addormenta, dice questo, è incredibile questo documentario, dice che crea un cerchio, e questo succede quando la preda si apparta dalla mandria. Alleluia. Guarda cose che non deve guardare. Lo sapete che sono quelli che si staccano dalla mandria perché dicono, fammi vedere un pochino che c'è qui. Avete mai visto una mandria e qualcuno sempre si stacca? È incredibile, ci sono sempre i curiosi. Alleluia. Cioè se tu osservi veramente una mandria, ci sono i curiosi e al leone gli piacciono i curiosi. Perché i curiosi sono quelli che si staccano e diventano deboli. Alleluia. Perché finché stanno nella mandria sono forti. Perché la mandria fa cerchio, la mandria fa forza. Questo è un figlio di Dio. Finché siamo uniti, gloria al Signore. Finché c'è unione nella casa del Signore. Finché facciamo unione con il vostro pastore. Finché c'è unione nel ministero della Chiesa, fratelli. Quando ognuno di voi è collegato a un altro fratello, gloria al Signore. Il leone non ha spazio per venire. Alleluia. Ma i curiosi, poi quando ci sono questi curiosi, alleluia, dice che loro creano un cerchio, proprio quando questa preda si apparte, si allontana, glorificato sia il nome del Signore. Quando un leone attacca, non importa quanto grande sia la preda, alleluia, lui non vuole quanto sia grande la preda. Dice la prima cosa che fa il pastore quando un leone attacca una preda, lo sapete cosa fa? La prima cosa l'attacca per il corpo. Lo sapete perché? Fratelli, questo è importante, che noi siamo sempre vicino al Signore. Alleluia. Di alla persona che dice ti amo fratello, stammi sempre vicino, stammi vicino. Dobbiamo essere una cosa sola in Cristo. Alleluia. In una chiesa di Cristo non ci sono due opinioni, due visioni, due idee. Una è la missione. Unite nel Signore, perché il tempo che noi viviamo oggi sono tempi che si possono rivelare gloriosi se noi crediamo, se noi proclamiamo, ma anche si possono rivelare pericolosi per la nostra vita cristiana se noi non cominciamo a unirci nella preghiera, unirci con la Chiesa affinché la Chiesa possa perseverare. Quando ci si allontana la mano veramente siamo un po' indifesi. Dice che Leone non ha paura quanto grande sia la preda, la chiama per il collo, lo sapete perché? Mamma, aiuto! Nessuno deve avere la forza di gridare e chiedere aiuto. Alleluia. Dice che Leone ti chiappa per il collo la preda e non la fa parlare. Non può dire zio! Pastore! Aiuto, sono qua! Arriva un momento che non ci sarà più il tempo. Alleluia. Allora ecco perché stare santi è la parola. Cari fratelli, io non ho qualcuno lo conosco, ma sentivo questo paese, nel nome del Signore. Cura quello che Dio ti ha dato. Alleluia. Trattienilo quello che Dio ti ha dato. Penso che qualcuno ha provato il leone. Prendilo per la buona, ma grazie al Signore che questa sera può essere qui. E che possiamo lodare il Signore insieme. E possiamo ringraziarlo perché lui vive e perché lui regna. Lui vive lo sia nome del Signore. Molte volte, cari fratelli, noi il nemico quello che vuole è che tu non chiedi aiuto, perché noi non chiediamo aiuto. Ci taglia il desiderio di chiedere aiuto. No, io vado con il pastore, no, no,
così. Amen. E nessuno mi deve dire quello che devo fare. Amen. Perché sto bene. Amen. Tu stai bene, tu stai male. Alleluia. Quando parliamo così, è perché il nemico ci mette il desiderio di non chiedere aiuto. Perché fratelli, nella solitudine, nello stancarsi. Amen. Fratelli, è quello che il nemico vuole. È quello che il nemico vuole, fratelli. Ecco perché io vi invito a essere saldi questa sera, a essere saldi nella parola di Dio. Alleluia. A essere saldi nella verità, nella parola del Signore. Alleluia. Essere una sola cosa in Cristo e sperare sempre nel Signore. Amen. Glorificato sia il nome del Signore. Amen. Chiesa, che mai manca la lode. Che mai manca l'adorazione al Signore. Alleluia. È meraviglioso, fratelli, quando noi veniamo nella casa del Signore e preghiamo al Signore. Alleluia. È meraviglioso quando nelle nostre case preghiamo al Signore. Amen. È meraviglioso quando a lavoro noi adoriamo il Signore con la nostra mente e con il nostro cuore riconosciamo che Gesù Cristo è il Signore. Amen. Che Lui è la mia forza. La Bibbia dice che il leone è un divoratore, il leone divora, il ladro viene se non per rubare, dice la Bibbia, uccidere e distruggere. Glorificato sia il nome del Signore. Lui non viene solo per rubarti i sogni, ma vuole ucciderti. Esatto. Alleluia. Vedete, fratelli, che so che molti vorremmo ascoltare sempre i bei messaggi dell'amore di Dio. Certo che Dio è amore, proprio perché Dio è amore e misericordia. Noi questa sera siamo qui, tratteniamolo questo amore di Dio, tratteniamolo fuori dalla nostra vita. Quando hanno ricevuto misericordia da Dio, credo che tutti noi abbiamo ricevuto misericordia da Dio, veramente abbiamo ricevuto l'amore del Signore. Fratelli, ci sono nella Bibbia circa, fratelli, 121 passaggi che ci dicono che Satana è un divoratore. 121 passaggi. Questi 121 passaggi, perché non ho molto tempo questa sera, questi 121 passaggi li raggruppo in 12 punti questa sera. In 12 punti, 121 passaggi in 12 punti, e voglio dire, fratelli, voglio parlare cosa rappresentano questi 12 divoratori che rappresentano Satana. La Bibbia dice che lui è il distruttore, glorificato sia il nome del Signore, secondo capitolo 12. Dice che quando proprio il popolo del Signore stava per entrare, stava per essere liberato dal popolo di Israele, dal popolo dell'Egitto, questo popolo che ormai stava per arrivare a quel momento per dire andiamo via dall'Egitto, dice che il Signore parla e dice mettete un segno sulle vostre case. Mettete un segno sulle vostre case perché a mezzanotte verrà l'angelo della morte. Ma per coloro che avranno un segno sulle loro case, sulle loro stipiti delle case, avranno quel sangue dell'agnello, vi ricordate? Questo passaggio dice l'angelo passerà oltre. Lui viene a distruggere. Lui viene a distruggere perché se distrugge te distrugge una generazione. Se distrugge me distrugge una generazione. Lo sapete, un'altra generazione. Perché non è lì, quando non lo sanno, io ho tre figlie femmine, tre. Quindi con mia moglie beato tra quattro donne. E quando il nemico viene, non viene così tanto per venire, ma vuole fermare te e una generazione. Lui è il distruttore, dice la parola del Signore. Ma quando l'angelo della morte passò, dice la parola di Dio, che vide il sangue dell'agnello sui vestiti, quest'angelo passa oltre. Glorificato sia il nome del Signore. Il popolo di Israele era angosciato dopo 400 anni di schiavitù. E glorificato il Signore, vedete, fratelli, una generazione che schiavi che nascevano, fratelli, quanti immaginatevi 400 anni di schiavitù, quante generazioni c'erano nel popolo di Israele? Allora, fratelli, noi non vogliamo lasciare una schiavitù, ma vogliamo lasciare una benedizione. Vogliamo lasciare una benedizione del Signore, veramente vogliamo lasciare un'eredità. E io quando guardo queste, la chiesa di Torino è una delle chiese molto, molto giovani, perché la maggior parte di coppie giovani, o no, fratelli? Lasciare ai vostri figli una eredità spirituale, un'eredità forte. La Bibbia dice in Apocalisse capitolo 12 che lui è l'accusatore. Lui è l'accusatore, lui ti ricorda il passato. Tu dici tu non puoi fare quello che fai, non ti ricordi, ma ti ricordi cosa hai fatto? Ti ricordi tu cosa hai fatto? Ah pastore, ah fratello, oh sorella, ti ricordi? Ma in questo momento ricordati quello che è il suo futuro. Amen. Ricordati il suo futuro. Amen. Quando lui ti ricorda il passato,
tu ricordati il suo futuro. Per favore del Signore Gesù Cristo, ricordati il suo futuro. Perché ti dico figlio, per favore di Gesù, sì, Gesù mi ha liberato, lui mi ha portato sulla croce ogni peccato, lui mi ha lavato con suo sangue prezioso, e io ora questa sera sono qui per adorarlo e per glorificare il nome del Signore. La parola del Signore dice che lui è un cacciatore, nel Salmo 91. Lui prepara le trappole. Gloria al Signore, ma lo sapete quante trappole che il nemico prepara? Noi molte trappole il nemico prepara. Chiedeva al Signore discernimento. Diciamo, Signore, dammi discernimento per capire se questa è una trappola. Quanti di voi sono cascati in una trappola? Di tutte queste promozioni che fanno intorno, in giro, intorno a noi, no? Promozioni, compri oggi, paghi nel 2020, ok, compriamo. E quante promozioni, quando siamo cascati in meccanismi, in contratti di cellulari, telefoni, quante situazioni ci siamo trovati, quante trappole, che li prendi sempre che sono trappole, wow! Che bello questo, altro non voglio consigliare anche a te, no, non me lo consigliare! No! Allora il nemico prepara le trappole. Questo lo dice il Padre Salmo 91, lui prepara le trappole. Stai attento agli amici, gloria al Signore. Stiamo attenti agli amici, gli amici che frequentiamo. Non diciamo, oh, ma un amico, gli amici del mondo a volte sono meglio di quelli della Chiesa. Nel nome di Gesù. Il Signore ti difenda. Gloria al Signore. Oh, dite a quello che è vicino a te, tu sei un vero fratello, un vero amico. Alleluia. Lui è creditore. Ah, lui è creditore. Perché dice la Bibbia che una donna aveva un creditore. E una volta quando si avevano i debiti, se non potevi tu pagarli, dovevi pagarli con la tua vita. O dovevi dare i tuoi figli come schiavi. Perché tu non avevi altro modo per pagare, gloria al Signore. Quindi non c'erano altri modi che tu potevi pagare il debito. Gloria al Signore. Alleluia. Noi fratelli, lo sapete, voglio parlare di questo. Noi pensiamo che quando diamo a Dio, noi ci roviniamo. Alleluia. Quando diamo al Signore, Signore, do a te, non ce la faccio a pagare il resto che devo pagare. E noi a volte pensiamo che quando noi diamo a Dio, noi ci roviniamo. Io voglio dare una risposta questa sera con la parola del Signore. Amen. La benedizione grande che abbiamo, fratelli, è guarda, una benedizione dal Signore. Quanto credono che è una benedizione dal Signore? Glorificato sia il nome del Signore. Dice, quando facciamo questo, entriamo nel terreno dello Spirito. Perché vedere nel terreno dello Spirito c'è benedizione. Quando io faccio quello che a Dio piace, fratelli, io entro in un terreno dove c'è frutto, cioè c'è frutto spirituale. Perché questo è il terreno dello Spirito. Glorificato sia il nome del Signore. E credete, fratelli, perché la parola di Dio c'è qua nel Malachia, quello del Signore. Il Malachia, quello del Signore, dice che lui è un divinatore, no? Dice, ma da dove viene la nostra benedizione? Da dove viene la nostra benedizione? Tutto quello che Dio, fratelli, mi dà, fratelli, è veramente una benedizione, è un frutto. Tutto quello che tu hai non è tuo, ma è di Dio. E questa è la cosa più bella, che quando noi abbiamo qualcosa possiamo ringraziare al Signore. Possiamo dire, Signore, ti ringrazio per quello che io ho. Dice la parola di Dio che questa donna aveva un bisogno, non poteva pagare i creditori. Però dice, secondo lei ci parla di questa donna, dice che lei sempre acclamata profeta. Se pedita, profeta, io ho una necessità, come devo fare? Allora, fratelli, quello che vi voglio dire questa sera, che lui viene per paralizzarci, per non farci muovere, per non piacere al Signore. Ma noi, in ogni cosa che lui ci accusa, in ogni cosa che lui viene, in ogni area che lui viene, noi questa sera abbiamo una risposta con la parola di Dio. Io ho la parola del Signore. Da dove viene la nostra benedizione? Lui benedice, lui è il divoratore, lui distrugge, dice la Bibbia, il frutto del nostro lavoro, ma il Signore viene e dice lo benedice. Lui viene al momento della raccolta. Lo sapete, fratelli, che c'era nell'Antico Testamento, qualcuno seminava. Seminava tanto, poi andava ai nemici, prendevano il frutto. Ti rendi conto, fratello? Ma se tu hai letto questa parte della parola di Dio, io sto riassumendo la parola questa sera. Che tu lavori tanto, tutti i fratelli che lavorano, altro lavorano tutti coloro che lavorano.
Buon signore. Allora, voi lavorate, giusto? Sì. A fine mese vengo io a rispondere allo stipendio. Che triste. Gente che seminava, gente che piantava, gente che faceva, ti stava curando quello che aveva piantato. Ferma, stop! Però buono questo frutto, io non lo colgo io, ma come io ho lavorato? Allora tu dai al Signore, perché quando tu dai al Signore e vedrai di Dio a prendere qualcosa, ci troverà il Signore di Dio. Troverà il Signore, troverai qualcuno che da questo non si tocca, glorificato sia il nome del Signore. Tu sei fedele, tu sei fedele. Alleluia, mentre lui viene al momento che si presenta il divoratore, glorificato sia il nome del Signore. Come il momento che lui viene per rubare, si presenta il Signore. Siamo fedeli, fratelli, continuiamo ad andare avanti del Signore, continuiamo, fratelli, a avere uno spirito di forza, di gioia, continuiamo a glorificare e lodare il nome del Signore, perché il Signore è il nostro aiuto, lui ci sostiene, lui è la nostra forza. Alleluia. Fratelli, quando noi, fratelli, impariamo a mettere ogni cosa nelle mani del Signore, lui, il Signore, ci protegge. Gloria al Signore, lui è la nostra forza e il nostro Dio. Alleluia. Dice la Bibbia, lui è l'ingannatore. Secondo Giovanni, capitolo 1, ci parla dell'ingannatore. Lui è lo spirito di confusione e di bugia, ci parla in Giovanni. Ma se è vero, siamo in un tempo dove c'è bisogno di discernimento degli spiriti. È vero, fratelli. Molte volte, fratelli, ci sono spiriti che si burlano delle cose del Signore. Quello del Signore vengono, fratelli, per portare disturbo. Avete mai visto qualcuno che si è mai burlato qualcuno di voi? Vi ha messo qualcuno in faccia di voi? Qualche volta, fratelli, queste sono cose che vengono dall'inferno nel nome del Signore. Ma noi manteniamoci fermi nella parola del Signore, glorifichiamo sia il nome del Signore, perché fratelli veramente possiamo avere discernimento spirituale e possiamo avere questa forza che viene dall'alto, glorificando il nome del Signore. Io fratelli questa sera voglio dire quanto grande è il nostro Dio. Fratelli, in ogni chiesa che noi predichiamo la parola di Dio, fratelli, arrivano sempre momenti difficili, arrivano momenti dove arrivano momenti di divisione, dove arrivano momenti, fratelli, dove il nemico vuole distruggere quello che si sta edificando. Ma proprio in questi momenti noi dobbiamo stare fermi nella parola del Signore, stare vicini nella parola del Signore. Dobbiamo, fratelli, capire, fratelli, che la Chiesa è una Chiesa, io la vedo la Chiesa come un ospedale, quando noi veniamo, fratelli, e riceviamo la ricetta. Io questa sera sono venuto, ricevo la ricetta, però quando vado a casa non devo buttare la ricetta. Amen. Ma veramente devo usare questa ricetta che mi viene data. Amen. La Chiesa, fratelli, è un luogo dove noi veniamo restaurati. La Chiesa è la porta che ci porta al cielo, benedetto sia il nome del Signore. La Chiesa, fratelli, è quell'arca che ci porta alla presenza del Signore. E quindi questa Chiesa è combattuta, ma noi dobbiamo stare saldi nella parola di Dio. Amen. Stare fermi nella parola di Dio. Vediamo quello che Dio ci ha dato, stare fermi nella sua parola, non dimenticare sul nome del Signore. Diciamo Dio che lui è il tentatore, lui tenta. Fratelli, tutti chi è che non sono stato tentato alza la mano. Io credo che tutti siamo stati tentati. Il nemico viene per tentare, per distruggere, ma noi dobbiamo rispondere, sta scritto, rispondere con la parola di Dio. Dire, fratelli, quando lui viene e ti offre qualcosa che tu sai che non è buono, tu devi dire, sta scritto. Nella parola di Dio dice che io questo non devo farlo. Perché tu, fratelli, hai la risposta quando lui viene. Sta scritto nella parola, io non devo fare quello che tu mi stai presentando. Lui, fratello, vuole distruggere la tua vita. Ma quello che voglio, se è un semplice pensiero, voglio portare un semplice pensiero della parola del Signore. E il mio desiderio, fratelli, è che siamo arrivati, fratello, vi facciamo notare oggi che siamo a metà anno. Come sia passato velocemente, come passano velocemente i giorni e come cambia la nostra vita. La nostra vita cambia. E il mio desiderio è che la nostra vita possa cambiare il meglio, che possa migliorarsi nel Signore, che possa migliorarsi nelle cose di Dio, che veramente possiamo vivere di più con la presenza di Dio. Che veramente possiamo permettere che questa presenza di Dio ci possa guidare in ogni cosa della nostra vita e che possiamo veramente essere forti nel Signore. C'è una parola che ha toccato tanto il mio cuore, che questa sera voglio leggerla, che è in Ecclesiaste, il capitolo 10, il verso 7. Io non so come
che versione voi avete questa sera, ma questa parola che si trova in Ecclesiaste, il capitolo 10, il verso 7, è incredibile quello che succede qui. Questo verso è un verso che mi ha parlato molto e lo voglio condividere con voi questa sera. Dice così la parola di Dio: ho visto schiavi a cavallo e principi camminare a piedi come schiavi. Ho visto schiavi a cavallo e principi camminare a piedi come schiavi. È veramente come se il nemico vuole che la chiesa sia distrutta, e che i nemici siano in vittoria. Il posto del diavolo non è in cima, padre, lui, come dice che lo Signore, ma in basso. Quello che deve stare in cima è la chiesa. Ma quando è la chiesa, dicevo, ho visto schiavi a cavallo e i principi camminavano a piedi come schiavi. Ma delle cose sono i principi. Noi non possiamo camminare come schiavi. La chiesa deve camminare veramente con la gloria di Dio. La chiesa deve camminare veramente con questa, con la gioia, deve camminare, fratelli, con l'autorità e col potere che Cristo le ha dato. E questa sera, fratelli, io vi invito, vogliamo metterci in piedi nel nome del Signore, un semplice pensiero questa sera nel nome del Signore, che Dio veramente possa benedire la nostra vita. E che il Signore questa sera possa darci veramente la forza, l'autorità e il potere che il Signore ci ha dato. Perché credo che il Signore ognuno di noi ci ha riempito con lo Spirito Santo. A ognuno di noi il Signore ha dato una parola. A ognuno di noi il Signore ha dato una qualcosa di molto forte. E ha dato doni, ha dato ministeri. E questa sera vogliamo dire, Signore, noi vogliamo trattare quello che tu ci hai dato. Non permettiamo che il nemico ci ruba quello che il Signore ci ha dato. Fratelli, non lo permettere questa sera. Io non so come sta il tuo cuore questa sera. Però, fratelli, quello che noi dobbiamo cercare è la gioia di Dio. Perché, fratelli, molte volte confondiamo l'allegria con la gioia. L'allegria viene da una circostanza. La gioia viene dalla nostra relazione con Dio. Perché il Signore Eterno è la mia gioia, dice Geremia. Lui è la mia gioia, lui è la mia forza. Allora questa sera, fratelli, vogliamo unirci una preghiera. Io so che ognuno di noi questa sera, nel nome di Gesù Cristo, abbiamo potere per riprendere, abbiamo potere per proclamare con il Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, questa sera, volevo davanti la sua presenza, Signore. Alleluia, alleluia. Deve proteggere, come se il nemico è venuto per rubare qualcosa, è venuto a bussare a casa tua per rubarti quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Cioè, tu questa sera ti senti questo peso nel tuo cuore, chiaramente il nemico ha cercato di rubare quello che è nel tuo cuore. Tu questa sera puoi rispondere, sta scritto, perché è la parola di Dio. Lui questa sera ti dà la forza, e nel nome di Gesù Cristo. Cioè, tu questa sera sei questa persona che il nemico è venuto in questi giorni per rubarti quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Io voglio passare avanti questa sera, questa sera, se tu sei questa persona, se tu senti che il nemico sta venendo per rubare quello che Dio ha messo nel tuo cuore, e tu magari stai venendo in chiesa, tu sei continuato a fare le cose, ma sai che la tua vita è in pericolo, che il nemico sta venendo, io ti dico, vieni questa sera nel nome di Gesù Cristo. Avvicinati a questo altare questa sera nel nome del Signore, grazie del tuo Padre al cielo. Perché tu hai la parola per rispondere, non di aria, Signore. Tu questa sera vuoi dire, Signore, sta scritto, alleluia. Nel nome di Gesù, ricevi questa sera nel nome del Signore come forza, di prego, di vaccinazione. Se c'è qualcosa che sta bene, tu lo puoi riprendere questa sera nel nome
sorella, fratella, fratella, però mi dice solo. Cosa sembra se tu facessi di guarigione, noi di Gesù proclamiamo